Effettivamente, quali sono i costi su cui risparmieremo? Francamente non saprei quantificarli, ci sono comunque delle stime in giro. Sono molto meno di quelli che si può pensare, perché è chiaro che se uno dice attualmente le province costano tot milioni di euro, anzi, ogni anno, se domani non ci sono le province, questi costi non ci saranno. Non è vero. Nel senso che il costo delle province deriva da una serie di cose, deriva ovviamente dalle persone che lavorano nella provincia, quindi e queste persone certo non verranno licenziate, per fortuna non verranno licenziate, come è giusto che sia. Derivano da alcune competenze che la provincia effettivamente si vede attribuita oggi, anche queste competenze non è che spariscono, vengono attribuite al comune o alla regione e questi enti dovranno adempiere loro a queste competenze, quindi hanno dei costi, cioè una buca sulla strada, la competenza o della provincia o del comune o della regione, la buca costa comunque lo stesso coprirla, ecco, per intenderci. E invece quello che si risparmia sarà un risparmio certo dell'indennità dei presidenti delle province, dei consiglieri provinciali, degli assessori, però alla fine questo incide per una misura minima su quello che è il costo complessivo. Invece si punta molto, soprattutto nella comunicazione politica, su questa cosa del risparmio, della diminuzione dei costi della politica. Ecco, io ho appunto l'impressione che sia qualcosa che serve soltanto come fumo negli occhi dell'elettore. Io vorrei che mi si dicesse le province le abroghiamo perché sono inutili, perché fanno male il loro lavoro, perché questo lavoro potrebbe essere fatto meglio da altri enti. Allora, ovviamente è un altro discorso, dire che si aboliscono le province per togliere posti di potere, per togliere peso alla politica, mi sa francamente di un pretesto, insomma. Ora o più tardi con la riforma costituzionale, comuni e regioni sono pronte a prendersi anche altre competenze? Bella domanda. Da un punto di vista formale sì, nel senso che ovviamente sono degli enti che esistono, che lavorano. Molto bisognerà vedere molto il modo in cui queste competenze verranno ripartite, perché se è vero che tendenzialmente una regione, non c'è una grossissima differenza tra le regioni per quello che può riguardare l'organizzazione, è chiaro e ovvio che un conto è l'organizzazione che c'è in Molise, altro conto è quella che c'è in Lombardia, fosse altro per il numero degli abitanti. Però ecco, tendenzialmente le competenze delle regioni sono uguali, quindi anche l'organizzazione, eccetera. Io credo che ci potrebbero essere delle differenze invece per quanto riguarda le competenze attribuite ai comuni, perché è chiaro che certi comuni più grandi potranno svolgere il loro lavoro in un modo diverso dai comuni più piccoli. E su questo forse anche queste norme sulle unioni dei comuni potranno aiutare, si spera. La ricaduta sul cittadino, non lo so, dipenderà molto sia da questo procedimento di spostamento delle competenze, sia poi effettivamente da come verranno esercitate. Può darsi che le competenze ora attribuite alla provincia verranno esercitate meglio, può darsi che verranno esercitate peggio, può darsi che in alcune zone verranno esercitate meglio, in altre peggio. L'incidenza sul cittadino non è determinabile in astratto oggi, bisognerà vedere poi l'applicazione concreta. Questa legge le piace, la soddisfa, manca qualcosa? Le città metropolitane esistono, il nostro ordinamento le prevede oramai da circa un quarto di secolo e non sono mai state istituite. E sono degli enti che hanno una loro importanza perché in queste zone densamente popolate, in cui c'è un centro grosso, che è una serie di abitati, di centri abitati intorno che spesso sono comuni differenti dal centro maggiore, in cui magari la gente dorme la notte per poi andare a lavorare. Ci sono una serie di problematiche legate alla circolazione, basti dire la circolazione, il traffico, insomma, in generale i problemi di trasporto, ma ce ne sono anche di altro tipo, pensiamo allo smaltimento dei rifiuti. Una città che ha 100.000 abitanti, in cui però di giorno ce ne sono 150.000, produce un certo numero di rifiuti diverso. Ho detto 100.000, ma si tratta di città più grandi. E
E questa legge dovrebbe essere, si spera, finalmente dovrebbe dare vita a queste città metropolitane. Queste città metropolitane sostituiscono in queste zone l'attuale provincia, e qui il giudizio diventa un po' più non del tutto positivo, nel senso che non è detto che quella che oggi è la provincia di Roma, la provincia di Firenze, eccetera, rientri tutta nella zona di interesse del capoluogo e che quindi abbia questi problemi. Magari ci sono i comuni più distanti che non vengono toccati, ce ne sono altri che magari appartengono ad altre province e che sono interessati. Anche l'individuazione di questi comuni fatta con legge, c'è un elenco, sono 10 mi pare. La norma originaria prevedeva nella sua approvazione alla Camera e poi è stata modificata al Senato la possibilità che sorgessero anche delle altre città metropolitane, poi il Senato invece ha limitato. Quindi anche qui, poi per le riforme è vero che si possono sia dare dei giudizi positivi o negativi sulla legge in sé, è sempre possibile fare questo, però poi molto dell'efficacia della riforma dipende dagli atti successivi, dai regolamenti, da quella che sarà poi la volontà politica, e su questi dobbiamo solo aspettare il giudizio. Per quanto riguarda le province, è una norma un po' strana, cioè sono delle disposizioni un po' strane, perché in effetti il disegno di legge costituzionale approvato al Consiglio dei Ministri, mi pare il 31 marzo, cancella le province. Invece in questa legge c'è un riordino delle province sia per quanto riguarda la parte, diciamo, organizzativa, in cui appunto scompare, abbiamo detto, l'elezione diretta dei sindaci del Consiglio provinciale, ma anche per quanto riguarda le competenze che vengono diminuite, le competenze attuali delle province, alcune rimangono in capo alla provincia, delle altre verranno attribuite ai comuni o alle regioni. Boh, mi chiedo, c'era bisogno di fare questa riforma oggi, quanto si ha l'intenzione di approvare una riforma più ampia che cancella del tutto le province nel giro di alcuni mesi, di un anno, ecco, diciamo. Perché poi se lei vede le posizioni delle forze politiche, sono differenziate su altri aspetti della riforma costituzionale. Però a me non pare ci sia qualche forza politica che sostiene che sia indispensabile il mantenimento delle province. Tutti sono per l'abolizione, è un po' una di quelle cose che vanno di moda, il fatto dell'abolizione delle province, e quindi risente un po' di questo. Io ho l'impressione che questa riforma, questa della legge Delrio, sia un po' una cosa per far vedere all'opinione pubblica, agli elettori, che il governo precedente, l'attuale, cioè si stanno muovendo per diminuire i costi della politica, per eliminare degli enti che sono considerati, a torto o a ragione, inutili e così via. E ho l'idea che almeno per questa parte delle province sia più una cosa a beneficio dell'opinione pubblica che poi una cosa, anche perché se la riforma costituzionale verrà effettivamente approvata, queste norme rimarranno in vigore per dei tempi molto brevi, solo per alcuni mesi. Certo c'era l'esigenza in un qualche modo di impedire che venissero eletti i consigli provinciali, i presidenti delle province che attualmente sono in scadenza di mandato. Questa era un'esigenza sia per quanto riguarda le province che per quanto riguarda le città metropolitane. La legge Delrio dice espressamente che si tratta di una normativa transitoria, provvisoria in un qualche modo, in attesa della revisione costituzionale, il che è una cosa che o viene scritto o non viene scritto, non cambia molto, nel senso che è ovvio che se poi la riforma costituzionale non c'è, anche quello che è considerato provvisorio continua a durare nel tempo, e se ci fosse la riforma costituzionale è ovvio che poi la legge si deve confrontare con il nuovo testo costituzionale, quindi se le province spariscono dalla Costituzione. Però è strano che, appunto, mentre per le province l'intenzione è quella di eliminarle, sulle città metropolitane il disegno di legge presentato dal governo non interviene affatto. Quindi si capisce, è vero che si sono seguite, sono dei percorsi diversi, questa cosa, la legge era in discussione nel Parlamento da alcuni mesi,
ed ha finito ora il suo iter, il disegno di legge del governo è una cosa che invece è di pochi giorni fa, e è anche inutile andare a modificare una norma che poi non ha delle conseguenze concrete con un nuovo passaggio alla Camera e uno al Senato, semplicemente però c'è questa stranezza di fondo, insomma. Secondo lei gli italiani sono pronti a riforme, abrogazione delle province, tutto quello che ci aspetta? Beh, gli italiani hanno una grande voglia che qualche cosa cambi. In molti casi hanno delle sensazioni abbastanza vaghe, per una serie di ragioni, non ultimo, lei fa la giornalista, e devo dire che il ruolo dei giornali non è proprio di aiuto molto spesso. Quando uno apre il giornale e legge cancellate le province, oppure verrà abrogato il Senato, insomma, qualche perplessità sulla persona che ha scritto quel titolo, non dico l'articolo, perché a volte poi l'articolo effettivamente dice la verità, però dicevo, in generale forse non sanno bene in che direzione, che cosa vogliono di preciso, hanno dei sentimenti vaghi, però io credo che sia molto forte nei cittadini la volontà che qualche cosa cambi. Poi ovviamente quando le cose cambiano possono cambiare in meglio o in peggio, è difficile che non si possa cambiare in peggio, in alcuni casi è difficile perché la situazione è così grave che sembra difficile che possa peggiorare, però è sempre possibile, come si dice, raggiunto il fondo si può sempre scavare. E quindi secondo me tutto quanto quello che ha a che fare con un cambiamento, con una riforma, è in un qualche modo di solito ben visto dai cittadini. Come accoglieranno queste modifiche? Quindi secondo me le accoglieranno bene. Poi altro conto è vedere quanto queste modifiche riusciranno a risolvere i problemi che abbiamo e quanto invece non incideranno, potranno peggiorare. Speriamo bene.